Esordio positivo anche in campionato per Paolo Racchini sulla panchina del Pineto. Riscatto doveva essere e riscatto è stato. I biancazzurri regolano con un buon 2-0 la Jesina e riprendono la loro corsa. Il neotecnico Racchini conferma il 4-3-3 già visto in Coppa, inserisce Speranza in difesa dal primo minuto, ritrova Stefano Madio a centrocampo e rinnova la fiducia al tridente Sarrizzu-Pippi-Massa. Ermanno Carassai, che sostituisce lo squalificato Manuelli sulla panchina della Jesina, si affida invece al 4-3-1-2. Verruschi sostituisce in difesa lo squalificato Alex Marini, con Ballardini che si sposta a sinistra. Villanova fa da trequartista dietro le punte Truz e Barchiesi. La gara si mette subito in salita per i Leoncelli, che perdono Villanova per infortunio dopo appena 7 minuti di gioco. Al suo posto entra Ciurlanti, che si posiziona esterno. Primi 20 minuti di gara alla Camomilla, con le due formazioni che stentano a pungere. Dopo la prima prolungata fase di studio arriva il primo affondo da parte dei padroni di casa con Marini, che serve Sarrizzu, ma il diagonale è fuori bersaglio. I locali fanno la partita, la Jesina si difende e cerca di ripartire in contropiede. La gara si accende a cavallo della mezz'ora, 1-2 micidiale dei biancazzurri. A sbloccare la gara al minuto 29 è Pippi, che servito da Massa in sacca e raso terra alle spalle di Anconetani. Passa un minuto e il Pineto conquista un buon calcio di punizione dal limite. La realizzazione a giro di Acquadro e da applausi, con la sfera che si insacca all'angolino opposto. In due minuti si è già sul 2-0 in favore dei padroni di casa. La Jesina inevitabilmente accusa il colpo e il Pineto, sulle ali dell'entusiasmo, continua ad attaccare, ma il colpo di testa di Bianciardi al 37esimo è alto. La reazione dei Leoncelli tarda ad arrivare ed è di scarsa efficacia. Proprio in chiusura di primo tempo Cruz tenta la conclusione sul primo palo, ma Shiba è attento e blocca a terra. Nella ripresa il leitmotiv della partita non cambia, il Pineto sembra poter controllare senza patemi, anzi sono proprio i locali a produrre le occasioni migliori. Al 12esimo con Stefano Madio, che dal limite sfiora il palo, ma soprattutto al 24esimo con Acquadro, oggi il migliore, che ancora sul calcio piazzato sfiora la terza rete con la sfera che si stampa sul palo. Col passare dei minuti la differenza dei valori in campo emerge, la Jesina non riesce a replicare in maniera efficace. Al 29esimo il colpo di testa di De Lucia non impensierisce Shiba e al 34esimo il Pineto sigla anche la terza rete, ma il gol di Sissé viene annullato per posizione di fuorigioco. Nel finale i Leoncelli provano con la forza della disperazione l'assalto finale e al 45esimo Cruz in diagonale sfiora il palo, ma è poca cosa per una squadra chiamata al più presto ad invertire la rotta. Resta ultima la Jesina, che si lecca le ferite. Gioisce il Pineto per il ritorno alla vittoria. I biancazzurri salgono a quota 11 punti in classifica in attesa della trasferta di Tolentino di domenica prossima. Mister Racchini, esordio fortunato contro la Jesina, arriva questa vittoria per 2-0, una vittoria cercata, voluta e poi controllata nel finale. Sì, secondo me siamo partiti un po' come non piace a me, nel senso i primi 20 minuti al piccolo trotto, e quindi abbiamo creato poco o niente. Nel momento in cui poi abbiamo fatto l'azione del gol, un po' ci siamo sbloccati e abbiamo creato il secondo gol, abbiamo fatto un'altra situazione con Sarrizzu da poter fare il terzo gol, quindi poi come hai detto tu nel secondo tempo abbiamo avuto altre occasioni, però ripeto, dobbiamo subito cercare di partire forte dal primo minuto. Insomma, a me i primi 20 minuti non sono piaciuti, però ripeto, poi abbiamo fatto delle buone cose, si può migliorare, lo sanno anche i ragazzi, e quindi lavoreremo per quello. Mister, oggi era fondamentale trovare i tre punti sono arrivati, soprattutto per ripartire dopo la brutta battuta d'arresto di domenica scorsa. Assolutamente sì, i ragazzi lo sapevano, avevamo fatto una buona partita in Coppa, un buon primo tempo, quindi diciamo che il morale era anche buono. Oggi è arrivata la seconda vittoria, quindi da allenatore sono soddisfatto, però c'è ancora tanto da fare, non bisogna mai accontentarsi e stare tutti sul pezzo, perché questo è un campionato in cui poi nel momento in cui ti accontenti e pensi di aver capito tutto, è la volta buona che si fa un grosso errore, quindi i ragazzi lo sanno, adesso dobbiamo premere l'acceleratore e cercare di fare sempre meglio. Abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla partita, sapevamo che era una partita molto difficile, con la squadra molto forte, e dovevamo inizialmente approcciarla meglio,
essere più determinati, più aggressivi, più cattivi dal punto di vista agonistico, e questo non lo siamo stati anche un po' disattenti come concentrazione, e questo l'abbiamo pagato carissimo. La posizione di classifica sicuramente non è delle migliori, bisognerà recuperare la china il più presto possibile. Sicuramente, noi dobbiamo recuperare perché la classifica parla chiaro, quindi abbiamo perso anche oggi. A me dispiace tantissimo per il mister, per i ragazzi, in particolar modo per i tifosi, perché non se lo meritano. Quindi dobbiamo fare di più, perché possiamo fare di più, perché abbiamo una buona squadra, secondo me, che può fare di più. E l'abbiamo dimostrato tante altre partite, che anche se perdendo abbiamo giocato bene e abbiamo meritato anche di vincere. Oggi purtroppo abbiamo sbagliato la partita e merito al Pineto, hanno meritato di vincere. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche e dimostrare a noi stessi, alla società, alla città stessa di Iesi, ai tifosi stessi, che meritiamo la piazza, meritiamo la città e meritiamo il loro rispetto, perché oggi abbiamo fatto una partita deludente rispetto a quello che ci avevamo preventivato.